Buongiorno, oggi 22 febbraio 2022 faccio un video di comparazione tra le sculture di due grandissimi atleti, Diego Armando Maradona e Novak Djokovic. La comparazione è sulle visite, perché su Diego Armando Maradona ho fatto 5 sculture. Questa è la prima, Bibbia d'oro. Questa qua è la seconda, Maradona Amor. E la mano di Dios. Poi c'è questo ritratto qui, la quarta. E i portafortuna piccoli, che sono questi. E sono 5 sculture. Di Novak Djokovic ho fatto solo una scultura, questa, mezzo busto in creta seccata e colorata, a differenza delle sculture di Maradona che dopo la creta ho fatto lo stampo in gomma siliconica e le copie in ceramica fredda dipinta e dorata. La comparazione è questa: nonostante che Maradona ha avuto 5 sculture, 45 video postati sia su Facebook che su YouTube e varie condivisioni, ha fatto complessivamente le sculture di Diego Maradona 6.455 visite. Novak Djokovic, solo con questo bustino qui, ha fatto 6.353 visite con soli 6 video, che tutti riguardano questa scultura qui. Per cui ci sono solo praticamente 100 visite di differenza tra Djokovic e Maradona. Non che io li voglio mettere in antagonismo fra di loro, perché sono due grandi, come si vede nella foto che momentaneamente sto mettendo nel mio Facebook. Però ci tenevo a fare vedere che differenza c'è tra gli amanti di Djokovic, i serbi, e gli amanti di Maradona, in specifico i napoletani. I serbi battono i napoletani in fatto di amore e vicinanza al loro idolo di tanto, perché 45 video contro i 6, 5 sculture contro una, con solo poco meno di 100 visite di differenza, la dice lunga. Per cui può essere che io prossimamente di Djokovic, Novak Djokovic, un grandissimo essere umano e giustamente numero uno nel mondo come sportivo, ma soprattutto come umano, io farò anche una scultura tutta intera di lui che sta giocando a tennis. Casomai, se nessuno scultore farà mai un monumento degno di Djokovic da mettere in Serbia, almeno nel mio piccolo anch'io avrò dato il mio piccolo contributo. Questo è tutto, vi ringrazio e se avete qualche commento da fare o qualche suggerimento da darmi, io sono disposto ad accettarli, ascoltarli e valutarli. Buona giornata a tutti e pace nel cuore agli esseri umani di buona volontà. Esageriamo un po', 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 esageriamo un po'.